Bentrovati, c'era una volta ad Avellino una bella borghesia e in questa borghesia avellinese che contava parecchio c'erano delle famiglie rappresentative della cosiddetta borghesia illuminata, cioè la borghesia che riusciva a guidare anche senza essere in prima persona presente, riusciva a guidare i processi della città, i processi di sviluppo e soprattutto i processi culturali. Una di queste famiglie è certamente la famiglia Benigni. E a me ha fatto molto piacere invitare ad avere ospite per questa puntata di persone Generoso Benigni. Generoso, intanto grazie per aver accettato il mio invito. Ci conosciamo anche con te da una vita, non possiamo che darci del tu come facciamo in privato. Io ringrazio te per l'occasione che mi dai di ricomparire davanti allo schermo. Da parecchi anni che sono abbastanza lontano Tu sei da abbastanza queste occasioni. lontano dagli schermi, da 7 anni, ti sei anche un po' allontanato o definitivamente allontanato dalla politica attiva, che è una delle tue passioni, la politica, però io comincerei da un'altra passione tua, che è la passione sportiva. E se posso consentirmi, no, giusto di ricordare agli avellinesi, agli irpini, a chi ci ascolta, che Generoso Benigni, tra le altre cose, è stato il presidente della Scandone, della società sportiva Scandone, la società di basket, quando la Scandone è andata in Serie A1. Non solo, posso aggiungere una cosa, so che tu schivi un po', sei un po' in qualche modo troppo modesto, no? Però io voglio ricordarlo agli sportivi e a tutti quanti gli altri che Generoso Benigni è stato quello che ha fatto, non perché ci ha messo le mani lui, ma era assessore allo sport all'epoca, il palazzetto dello sport di Avellino. Io comincio da qui. Che ricordi hai di quel periodo che era anche un periodo di bella politica, anche se eravamo negli anni del dopo terremoto, quindi era anche più complicato. Tu eri, se ricordo bene, vice sindaco con Venezia Sindaco. Sì, esattamente si è trattato poco più dopo la metà degli anni 80, verso tra l'86 e l'88, in cui mi sono occupato dell'assessorato allo sport, poi mi occupavo anche di contenzioso e di espropri, che erano delle materie più vicine, diciamo, alle mie competenze. E devo dire che ricordo con grande orgoglio di essere stato il promotore un poco dell'iniziativa, della proposta di costruire e realizzare il palazzetto allo sport. È stato un periodo, quello certamente molto difficile, però diciamo pure che avevamo una certa disponibilità finanziaria collegata purtroppo al terremoto, per cui era consentito realizzare non soltanto le riparazioni e la ricostruzione di fabbricati che erano stati danneggiati dal sisma, ma era possibile anche investire in opere che servissero a rilanciare la comunità che era stata così gravemente colpita, quindi sia sul piano economico sia su altri piani, come anche il piano sportivo, che era un'occasione per migliorare la vivibilità della città. E devo dire che in quel periodo la Scandone era ancora credo in B2, insomma, in Serie B, e in quel periodo facemmo delle belle cose, tra cui, ecco, ricordo, mi è venuto proprio in mente in questo momento in cui mi ha ricordato questi meriti sportivi, tra virgolette, che ci fu anche la prima partita internazionale ad Avellino, Italia-Germania, che perdemmo per 1-0, tra l'altro, fu, diciamo, organizzata in quel periodo lì. I meriti sportivi ci stanno tutti, tant'è che sei stato premiato all'epoca anche dal CONI con una medaglia. Una Beh, stella al questo è tutto merito vero, sportivo. questo è tutto vero, al merito sportivo. Io parlavo prima, ho introdotto dicendo della borghesia avellinese, che era una bella borghesia. Quando dico bella, ecco, non mi riferisco naturalmente al fatto estetico, ma al significato molto più intrinseco della bellezza. Che cosa ne è stato generoso di quella borghesia? Ma diciamo che è colpa della borghesia stessa che non è riuscita evidentemente a capire che aveva una sorta di compito di aiutare la città a crescere e di partecipare attivamente alle
occasioni, soprattutto di natura politico-amministrativa, che davano la possibilità di fare delle scelte oculate nell'interesse della città. Cioè, nel momento in cui molti rappresentanti della borghesia migliore di Avellino hanno preferito guardare proprio a guardare più ai propri interessi di natura anche professionale, peraltro meritevoli di attenzione, e hanno dimenticato che c'era una sorta di obbligo implicito nell'essere partecipi di una comunità, cioè quella di cercare di dare un apporto positivo per la crescita della città. Un tempo, io ricordo, anche prima che io fossi consigliere comunale, che il consiglio comunale era per 2/3 espressione delle professioni avellinesi, insomma, vi erano i migliori avvocati, diciamo, ottimi ingegneri, basti pensare a ottimi professori, docenti dei licei, docenti universitari, che partecipavano all'attività amministrativa, candidandosi peraltro con successo alle elezioni È amministrative. la politica di servizio come veniva intesa? Era una politica di servizio che dava a questa persona l'occasione di fare qualcosa in più per la città. C'era certamente una comprensione reciproca diversa, vi era anche il rispetto maggiore nei confronti dell'avversario politico. Vi era comunque un concetto un poco più, come dire, eticamente migliore del servire la politica, cercando di fare il meglio possibile per la città. Certo, prima della politica, Generoso, tu credo di interpretare una cosa vera, tu hai nel sangue la legge. La legge è intesa in due sensi, in senso accademico, che sei avvocato, sei laureato in giurisprudenza, ma anche la legge nel senso della legalità. Ecco, c'è questo vincolo, no? Proprio imprescindibile, tra Benigni e la legalità, la legalità. Ma è chiaro, io personalmente sono nato liberale perché figlio di liberali, quindi ho sempre creduto nello Stato di diritto, perché solo se vi è la tutela della legge vi può essere libertà e vi può essere quindi, non dico la certezza, ma la speranza di un domani migliore. È chiaro che se non vi è la legge, che deve essere il faro che guida il cammino di una persona e quindi di una comunità, non ci può essere civiltà, non ci può essere progresso, non ci può essere futuro per una comunità. E credo che questa deficienza, ecco, di Stato di diritto attualmente incide sia sul piano nazionale, sia purtroppo anche sul piano locale. Tu sei nato un po' nella legge, no? Lo ricordavi tu stesso, nella legge nel senso della legalità per questa tradizione familiare liberale, quindi legalità per eccellenza, e sei nato nella legge anche perché lo studio fondato da tuo nonno, o bisnonno addirittura, No, mio nonno, da per tuo carità, nonno. il mio bisnonno, di cui porto il nome, Generoso Benigni, a modo suo era già diciamo, un operatore della giustizia, però molto più modesto, perché era un ufficiale giudiziario, quindi all'epoca gli ufficiali giudiziari si chiamavano uscieri, per la verità. Quindi la mia famiglia nasce come una famiglia, diciamo, umile, abbastanza modesta in effetti. Il primo segnale positivo nel senso di crescita sul piano degli studi, ecco, sul piano quindi della legge, dello studio del diritto, l'ha segnato mio nonno, il quale ha cominciato la sua attività nel 1895. 95, Mio sono nonno era 120 anni, 120 anni 120 anni, sì. di studio legale. Hai qualche ricordo particolare di questo tuo nonno? Come no, mio nonno è morto nel 1953, poco prima era presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, aveva 82 anni al momento della Tu morte. avevi 12-13 Io anni più o avevo 12 meno? anni perché sono del 41, però devo dire ero abbastanza precoce, per cui mi intrattenevo sempre con mio nonno. Devo dire che io dormivo
in una stanza insieme a mio nonno, a cui ero legato profondamente, forse ero addirittura più legato a mio nonno che a mio padre, insomma. Per cui ho un ricordo particolare di mio nonno e devo dire che ho cercato nella vita di somigliare a lui, soprattutto perché mio nonno era una persona molto moderata e disponibile nei confronti degli altri e credo di esservi in parte Ecco, riuscito. somigliare a lui. Qualcuno lo ha riferito a me, ma io so che tanti, no? Dicono di Generoso Benigni che è generoso di nome, ma soprattutto di fatto, per questa tua, immensa disponibilità, per il grande cuore che hai. Ma Diciamocelo chiaramente, io ti perché. ringrazio, però No, non devi penso ringraziare me, devi che... ringraziare le persone che hanno di te questo giudizio, evidentemente è più che fondato. Ma la generosità non è in fondo una scelta che noi facciamo. Evidentemente sono nato con questa tendenza naturale e quindi devo ringraziare, non so, la mia famiglia, o Dio che comunque è alla base della vita di ciascuno di noi. Se ho un carattere teso alla disponibilità e alla generosità, forse anche per il nome che porto, non sento di non essere generoso, ecco, non voglio smentire il mio nome, che poi è un aggettivo, non è molto bello portare un nome che un aggettivo, Certo. Dopo parliamo anche di Dio, così en passant, no? Ci perdonerà se parliamo anche di lui, ma sì. insomma penso proprio che se lo merita, oltretutto, no? Però prima mi hanno pure raccontato che nello studio, nel tuo studio e lo studio che condividi con i tuoi fratelli, tu sei anche abbastanza irascibile. Ogni tanto quando ti passano le telefonate con le segretarie, un po' ti impegni un po', però ti passa subito, ti passa subito. E infatti ti amano, ti vogliono bene. Le tue segretarie, tantissime, è vero? Questo è vero, per la verità io raccomando sempre alle mie segretarie, nel momento in cui arriva una telefonata, di segnarsi il numero di telefono e poi io richiamo. Poiché queste telefonate arrivano, come tutte le telefonate, in un momento in cui tu sei impegnato in qualche altra cosa, a volte ti stizzi, ti irriti perché stai per portare a termine un discorso con il tuo interlocutore e sei costretto a interrompere per intavolare un discorso da parte di chi ti telefona, a volte non per una cosa importante da decidere immediatamente, per cui ecco, io vorrei scegliere i tempi della E come telefonata. ti fai perdonare dopo dalle segretarie? Questo me lo devi Vabbè, dire. poi in effetti cerco di compensare questi miei momenti di ira che sono certamente eccessivi con qualche gesto di generosità, insomma, sempre in omaggio a quella generosità di cui parlavamo prima, insomma. Senti, hai parlato del rapporto con tuo nonno, invece con tuo padre? Com'era questo rapporto con tuo Mio padre? Chi ti ha padre, indotto a fare l'avvocato? È stata una scelta tua oppure in beh, qualche modo ti hanno spinto? diciamo c'è stata certamente una indicazione familiare perché mio padre era figlio unico e aveva fatto l'avvocato perché il papà era avvocato. Devo dire che mio padre, per la verità, di lauree ne teneva tre, perché dopo essersi laureato in legge si laureò anche in scienze politiche e successivamente anche in filosofia. Però alla fine cominciò a fare l'avvocato e credo che non cominciò prestissimo a fare l'avvocato perché teneva alle spalle mio nonno che era molto, molto attivo ed era unico figlio, quindi diciamo che la sua situazione anche sul piano patrimoniale, sul piano economico era Era abbastanza agiata per cui. tranquilla. Mio padre invece ha avuto 7 figli, io sono uno di questi 7 figli e quindi mio padre, Nell'ordine che sei, il primo, il settimo, io sono il come sei? secondo Il dei primi secondo. 4 che sono maschi. E poi le ultime tre sono donne, erano una delle mie sorelle purtroppo non c'è più. Quindi in definitiva mio padre, avendo 7 figli, aveva una responsabilità enorme e quindi era certamente molto più severo di mio nonno e quindi diciamo anche forse meno presente in famiglia perché più preso dalla necessità di dare impulso all'attività professionale nell'immediato dopoguerra, in un momento difficile, perché noi siamo nati tutti più o meno tra il 40, il mio primo fratello Tranquillino, e l'ultima mia sorella, nata nel 52. Quindi in sette siamo nati
in 11 anni, insomma, uno spazio soprattutto abbastanza in quel periodo della guerra in cui sei nato. Un periodo difficile, un periodo in cui occorreva lavorare per cercare di produrre, di mandare avanti una famiglia numerosa come la mia. Cioè. Liceo Colletta, naturalmente? Il liceo Colletta? Sì, ho fatto il liceo Colletta, sì. Hai il ricordo di qualche professore in modo particolare? Qualcuno, magari qualcuno troppo antipatico oppure qualcuno troppo simpatico? Ma alla fine penso che il tempo ti porta a guardare con simpatia, con affetto, con nostalgia al passato, persino dico, a momenti tristi del passato, per cui tutti i miei professori io li vedo con l'occhio nostalgico, perché sono legati un poco al periodo più bello della mia vita e credo che questo vale per tutti. Professore che voglio ricordare, perché per la verità è tuttora direi attivo sul piano intellettuale, comunque è vivente, ed è il professor Aurelio Benevento, professore eccelso, durissimo devo dire, che però ha contribuito anche a migliorare certe mie inclinazioni, perché il professor Benevento è un professore che invitava a essere il più possibile concisi, rapidi e a non essere mai, come dire, usare dei termini che potevano rasentare l'eccessiva partecipazione, cioè di essere più distaccati nella espressione anche di un consenso o di un apprezzamento su determinati fatti letterari, insomma. Invece, era contro la retorica il professore. Sì, certo, io vorrei continuare con il tuo albero, no? Il nonno, il papà, tu e i figli. Con i tuoi figli invece com'è il rapporto? Sei un genitore austero, sei un amico oppure dialogante? No, sono certamente dialogante. Devo dire che in qualche modo ho cercato anche di compensare quello che è stato il rapporto un poco più severo di mio padre con me. Quindi con i miei figli ho usato comportamenti un poco diversi. Esempio, io ho cominciato in realtà a lavorare non dopo la laurea, ma appena mi sono iscritto all'università, perché mio padre voleva, intendeva e pretendeva che in effetti praticassi lo studio frequentando l'università. E questo gli ha fatto molto bene, oltretutto, no? Invece no, devo dire che i miei figli hanno fatto certamente meglio di me, perché io ho ritenuto, credo che così bisogna fare, che dovesse, cioè, il tempo degli studi e il tempo della pratica, per cui io ho voluto che pensassero innanzitutto a studiare e solo dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza hanno cominciato a lavorare insieme a me, insieme ai miei fratelli, nello studio di famiglia. Quindi c'è stato un atteggiamento diverso, però nei confronti dei miei figlioli ci sta certamente un clima dialogante e devo dire che io ricorro a loro alcune volte per avere dei consigli su questioni giuridiche, loro ricorrono a me per gli stessi motivi su materie su cui posso essere più preparato, più che preparato, più, come dire, avere più esperienza di loro su alcuni temi. Tu hai pure quattro nipoti, no? Dico bene, quattro sì. Nipoti diretti tuoi, sì. Cioè figli, figli dei miei figli, figli sì. Quattro nipoti, che sono giovanissimi oltretutto, no? Mi pare che la prima abbia soltanto 15 anni. No, la prima, Giovanna, che porta il nome di mia moglie, ha solo 11 anni. Quindi, 11 anni. Perché mio figlio non è che ha avuto subito figli, mentre io mi sono sposato molto giovane, a 25 anni. Quindi la prima mia nipote ha 11 anni, poi ci sta Generoso che ha 9 anni, figli di Achille, di mio figlio Achille, e poi ci sono le due bambine figlie di Giampaolo, la prima Alessandra e la seconda Benedetta. Generoso, hai pazienza, io ti sto immaginando, no? Mentre tu, preso dall'ira per le telefonate che arrivano quando non dovrebbero arrivare, ti rivolgi alle segretarie così, in maniera un pochettino burbera, perché poi tutti sanno che sei persona di una civiltà assoluta, quindi tutt'al più ci può scappare un "ma che cosa avete fatto?" Niente, niente più di tanto, no? E con i nipotini, con questi nipotini che sono piccoli, no? Tu hai 78 anni più 76, o meno. 76 per la verità, me ne hai dato alcuni più. 76. 76? Sì. Chiedo scusa. Oh, con i nipotini, comunque anche 70 anni, te lo dico io che ne tengo chiaro. Quasi 70, con un nipotino di 2 anni mi sciolgo, faccio cose da pazzi, cioè divento bambino pure io. Tu, qual è il tuo atteggiamento nei confronti di questi nipotini? No, un atteggiamento molto, molto comprensivo delle loro esigenze.
credo che raramente, proprio molto raramente, può essere successo che abbia rimproverato Cioè, ma ti è mai qualcuno di loro. capitato di sostituire, mi devi dire la verità, il codice civile con una fiaba? Ti è capitato con i nipotini o no? Sì, qualche volta sì. Non riesco ad immaginarti. Cioè, chi conosce Generoso Benigni sa come i suoi fratelli Italo ed Elio sono avvocati, avvocati battezzati, sacramentati, cioè come si è avvocati, come si era e come si è ancora avvocati in un certo modo, no? E quindi mi riesce difficile non immaginarti con il libretto di fiaba in mano con i nipotini. Parliamo di un altro tuo grande interesse, oltre alla politica, l'abbiamo detto, e naturalmente al diritto, che è il tuo mestiere. Tu sei un amante della musica, del jazz in modo particolare. Sì, è Mi hanno vero, riferito però, bene? sì, è vero, però soltanto sul Me l'hanno piano di riferito, sono ascoltatore, non è che so suonare, insomma. No, è un ascoltatore, amante, sei un ascoltatore. Sì, è vero. E questa passione come nasce, quando nasce, da No, piccolo anche credo che è una questa? passione che mi è stata comunicata un po' da mio figlio, per la verità, da Achille, anche Giampaolo, ma Achille È bello questo in percorso a ritroso, no? I figli che... particolare. No, Achille in particolare è un amante della musica, ma addirittura uno che si è spostato più volte anche con viaggi assurdi, non so, è stato, credo che abbia addirittura concepito il viaggio di nozze in funzione di un concerto che si teneva a Beh, Los è Angeles. molto bello, è molto bello. E poi praticamente ricordo una serata bellissima a Palinuro in cui c'era Miles Davis che suonava forse è la volta in cui mi sono avvicinato proprio al jazz su richiesta di mio figlio, ma parlo di più di 30 anni fa, insomma. Però più della musica, tu hai da sempre coltivato questa grande attenzione, questa grande passione, proprio amore vero. Per la cultura, per la cultura, tant'è che, insomma, a parte che hai scritto quattro saggi, saggi bello, poderosi, no? Di quelli che si fanno leggere, ma poi hai fondato, se ricordo bene, nel 1983, Sì, esattamente, la rivista è nata nel 1983 con il numero zero, però poi la pubblicazione continuativa è cominciata di fatto nel 1985, tant'è che 2 anni fa abbiamo festeggiato i 30 anni della rivista Nuovo Nuovo Meridionalismo. Meridionalismo. È stata un'idea in effetti di scrivere qualcosa per il Sud, cioè di dare una mano, se era possibile, cercando di fare delle proposte che potessero essere utili soprattutto alla nostra provincia, alla mia provincia, perché è una provincia che amo immensamente. E credo che in effetti la rivista sia in parte riuscita nel suo compito, dico solo in parte perché diciamo che i collaboratori sono più portati a parlare del passato piuttosto che del presente e del futuro, cioè più a fare la storia di cose antiche anziché proporre cose per il futuro. Però, insomma, almeno in parte la rivista, non dico assai, almeno per il 25%, è anche proiettata a fare delle proposte concrete per uno sviluppo della nostra provincia in particolare. Tu hai detto che hai fondato questa rivista, che peraltro è ancora in vita, sono tanti anni, è ancora in vita, è bimestrale adesso, Attualmente è è bimestrale, c'è stato un bimestrale. periodo che era addirittura mensile, poi onestamente è un peso economico notevole e Peso quindi economico, anche è per le stata. E collaborazioni, poi anche molto le collaborazioni, impegnativo. non è facile avere tanti articoli per venire ogni mese, Ecco, insomma. hai detto che lo hai fatto. Soprattutto, oltre che per la passione, per la cultura, anche per l'amore che rechi per questa provincia, che hai per questa provincia nostra. La domanda è, Generoso, questa provincia quanto ti ha restituito in termini di gratificazioni morali, per l'impegno che tu hai riversato, no, nei confronti della Ma provincia? se parliamo di gratificazioni Morali. materiali, No, morali, no. la gratificazione morale Soltanto secondo morale, me perché è so una che... gratificazione che non è che ti deve venire dalle dichiarazioni di qualcuno. Ti fa piacere se qualcuno come te, per esempio, fa degli elogi della mia persona. Però penso che c'è l'autogratificazione che è la cosa principale, cioè il fatto di avere la sensazione. Talvolta io mi auguro che
succede a tutti, a me succede, succede per fortuna spesso, di renderti conto che stai facendo qualcosa di positivo che ti fa ritenere soddisfatto di quello che hai fatto, e credo che questo sia sufficiente. E quindi io ritengo che l'essere di Avellino, l'appartenere a questa provincia, che ripeto amo profondamente, è già di per sé una gratificazione per quello che io restituisco, ed è molto poco, in termini di impegno per studiare alcuni fenomeni, per proporre delle ipotesi di soluzione dei problemi della nostra terra. Insomma. E però bisogna anche dire che quando hai presentato la tua lista alle provinciali, non ricordo l'anno, però insomma ben 10.000 persone hanno votato quella lista. Sì, non per poco, la verità era un movimento che io costituì legato alla rivista soprattutto, a Nuovo Meridionalismo, che però aveva una denominazione particolare, cioè Merito e Libertà. Ecco, me lo devi spiegare, abbiamo pochi minuti, però merito e libertà, è verbo libertà, no, merito e libertà si capirebbe pure con la congiunzione, merito e libertà, perché in realtà, il merito e libertà? Siamo sullo stesso piano dello Stato di diritto, insomma, cioè non vi può essere libertà di una persona se la società non è una società che riconosce il merito delle persone che la compongono. Meritocratico. Cioè, se ci sta una persona, un giovane, il quale aspira ad avere una determinata occupazione, a rivestire un determinato incarico, e riesce ad ottenerlo in virtù dei suoi meriti e delle sue capacità, questo sarà un esempio positivo per altri giovani. Se invece si raggiungono posti importanti, posti di potere o comunque posti di impiego o nella società qualcosa che conta, però non in virtù del merito, ma in virtù della cosiddetta raccomandazione, della segnalazione, dell'aiuto di chi può, e allora in questo caso il merito viene calpestato, e quindi le persone che hanno capacità, che hanno qualità, finiscono col rassegnarsi a mettersi in un angolino, a pensare a coltivare il proprio orticello e non partecipare a quella vita pubblica alla quale invece dovrebbero partecipare per migliorare la qualità della classe dirigente, quella classe dirigente che è il vero problema del Sud, perché se esistesse una classe dirigente di qualità, come diceva Guido D'Urso, probabilmente il Sud avrebbe una capacità di rilancio e di progresso notevolmente superiore, certo, a quella attuale. A questo riguardo, Generoso, non lo dico io, la mia opinione varrebbe praticamente niente, no? Però lo dice l'Istat, lo dicono i rapporti Svimez, non mi pare che viviamo, non parlo di Avellino, Avellino magari è un po' paradigmatico, no? Del clientelismo anche sfrenato, ma viviamo in una società dove il merito non è proprio il primo valore, non è il primo valore. Ecco, il tuo sentimento rispetto a questa condizione di una società non proprio meritocratica, qual è il tuo sentimento? Che cosa ti viene voglia di gridare come fai con le segretarie quando ti passano le telefonate? Oppure... un sentimento di rabbia, e diciamo che anche il fatto che io mi sia allontanato sostanzialmente dalla politica è dovuto innanzitutto all'età, ma perché sono consapevole che arrivati ad un certo punto della vita. Però scusami, la tua età, 76 anni, e io ti chiedo ancora scusa, te ne avevo dati due in più, ma soltanto per un problema mio mnemonico, perché ne dimostri. I capelli bianchi. No, no, i capelli bianchi, bianchi. Io non ne ho, sì, proprio, quindi non è questo il punto. Però ci sta, ad esempio, anche Berlusconi, no, che non è una persona che ti dispiace più di tanto, tu sei stato anche segretario provinciale di Forza Italia, ma dico, c'ha 82 anni e comunque continua a far politica, anzi addirittura è diventato di nuovo regista sulla scena italiana. Perché a 76 anni non devi far politica, Generoso? Vabbè, perché io non la mia domanda non è retorica. Io non condivido certe idee di Berlusconi, ritengo che nonostante sia una persona certamente di qualità, perché dimostra di essere ancora capace di guidare il centrodestra, però credo che abbia sbagliato in varie cose, in tante cose, per cui anche egli dovrebbe un poco farsi da parte. Il problema è che uno degli errori
principali commessi da Berlusconi è proprio che non ha saputo scegliere quei collaboratori che potessero a un certo punto continuare e migliorare certi suoi comportamenti e certi obiettivi che egli intendeva raggiungere. E lo vedo in difficoltà proprio sul piano della non capacità a inserire nell'ambito del suo movimento delle persone di grande qualità. Il fatto che sia abbandonato un po' da tutti, adesso tutti ritornano da lui, dimostra che in fondo egli non aveva scelto bene prima probabilmente e continua a sbagliare su questo aspetto ed è uno dei suoi, diciamo, è una delle sue principali colpe. E poi c'è indubbiamente questa rabbia dovuta al fatto che a proposito del merito, io ho letto un testo di uno studioso di sociologia, che è Roger Abravanel, che ha scritto un libro intitolato Meritocrazia, in cui dimostra con dati statistici e dati direi addirittura scientifici che i paesi occidentali in cui il merito, come giustamente tu sottolineavi, diventa un valore importante, sono quelli più ricchi e più avanzati, e i paesi dove il merito non viene riconosciuto sono quelli che sono con maggiori difficoltà. In Europa l'Italia è il paese in cui il merito viene riconosciuto di meno ed è il paese che non è questo qui, quindi un fatto così che avviene per caso, casuale, è uno dei paesi, è forse il paese più debole d'Europa, solo la Grecia è al di sotto dell'Italia. Certo. Quindi il merito è una cosa importante, la mancanza di merito fa sì che non ti viene neanche voglia di far politica, che ti accorgi che chi la sta facendo, tranne alcuni per l'amor di Dio, non voglio generalizzare, non sono i migliori della società, certo. Ma neanche, non dico i migliori, ma la media, neanche la media, spesso persone che fanno politica sono al di sotto della media. Io tengo due domande ancora, abbiamo 3 minuti a disposizione. Dunque, la prima domanda è un po' più personale, un po' più personale. Tua moglie si chiama Alessandra. No, mia moglie si chiama Giovanna. Giovanna, e sono io che purtroppo... Alessandra con i nomi, è la nipotina. La nipotina, quindi un saluto alla nipotina Alessandra, anche per farmi perdonare da tua moglie Giovanna per aver sbagliato il nome. Se dovessi usare 3 aggettivi, no? 3 aggettivi per... dire di tua moglie, ecco, per rappresentarla non alle persone strane, per rappresentarla così, no? Così in amicizia, come stiamo discutendo oggi tu ed io. Ma mia moglie in effetti è un po' generosa come me e quindi questo è un'esplosione di generosità. Un fatto positivo. È una persona moderata nella valutazione delle cose, con i piedi a terra, insomma, nel senso che non fa voli pindarici. Ha tante qualità, in effetti ha anche i suoi difetti, come li ho anche io, insomma, però insomma, dopo 50 anni di matrimonio credo che in effetti il fatto che non ci siano dei pentimenti è un fatto il collaudo è straordinario positivo. Il collaudo è straordinario. L'ultima domanda, generoso, ti avevo detto che avremmo parlato di Dio così en passant. Io ti voglio ricordare soltanto una bella frase, che poi è un pensiero straordinario, di un grande, di Einstein, il quale diceva, sai, io voglio conoscere il pensiero di Dio, tutto il resto è dettaglio. Il tuo rapporto con Dio, il tuo rapporto con l'infinito qual è? Ma in effetti io confesso di essere un cristiano, probabilmente, però non sono un cattolico praticante. E sinceramente io ho dei dubbi sull'esistenza o meno non di Dio, perché sono convinto che esiste un essere superiore a tutti, che probabilmente ha creato il mondo, ha creato tutti noi. Però non credo, ecco, che forse c'è un'altra vita dopo la nostra vita terrena. Sai perché te lo chiedevo, generoso? Perché qualche giorno fa, l'avrai ascoltata anche tu certamente, no? Questa notizia che è stata scoperta un'altra galassia come la nostra. E a me poi è tornato alla mente l'immagine dell'ultima navicella spaziale, no? Che hanno fatto queste foto, hanno fatto vedere questa nostra Terra così in lontananza. Sono stato assalito da una strana sensazione, la sensazione dell'infinito, no? Che poi mi ha fatto riflettere, ma siamo praticamente niente.
Ma tu hai detto una cosa giustissima, cioè ognuno di noi cerca di raffigurarsi l'infinito e non ci riesce perché l'infinito è infinito, cioè qualcosa che non si è in grado di rappresentare o di E immaginare. questo vi si E avvicina a qui è il Dio? nostro limite, però rappresenta pure il fatto che proprio perché noi non riusciamo a capire che cosa è l'infinito, evidentemente deve esistere un essere che ha creato l'infinito, che è un essere superiore. Io, ecco, vorrei tanto essere un credente, praticante, come tanti, però, ecco, esiste da parte mia anche l'orgoglio, ecco, di poter dire che voglio essere rispettoso delle leggi cristiane senza che mi sia imposto, senza vedere al di là della mia vita un premio oppure una Certo, punizione, vuoi sapere insomma. cosa ne penso? Così chiudiamo, anche perché questa trasmissione coincide anche un po' con il Natale, no? L'importante è essere cristiani, cristiani nel senso dell'insegnamento di Cristo che certamente è esistito, Di c'è fatti stato. io dico che Cristo, oltre a essere figlio di Dio, se lo è più grande uomo che sia mai esistito, insomma, per cui comunque è un riferimento, un faro luminoso, il più grande che sia mai esistito. E con queste belle parole, belle, genuine, sentite di Generoso Benigni, auguriamo, capita questa circostanza, questa coincidenza, auguriamo a tutti buon Natale. Buon Auguri Natale a a te, tutti, buon Natale. auguri a E te in grazie ancora, particolare, Generoso, grazie. grazie per essere Grazie a te. stato con me in questa puntata di Persone. Arrivederci alla prossima puntata. Per Natale, in coincidenza con questa puntata di Generoso Benigni, andrà in onda una sorpresa. Ho intervistato una signora straordinaria, davvero straordinaria. Manderemo in onda la vigilia di Natale, in prima battuta, quella puntata di Persone. È una signora di 104 anni. Vi tengo un po' così con la curiosità. La sera di Natale, la sera della vigilia di Natale andrà in onda alle 22:30. Grazie ancora, Generoso. Grazie a voi. Alla prossima.